E finalmente Motorola ha tirato fuori un gioiellino che ricorda per molti aspetti i primi Razor, quando le modifiche erano a livello hardware, insomma magari qualcuno di voi ha modificato un Razor facendo diventare oro, io c'ero, però è un prodotto veramente, finalmente, assolutamente maturo. È uno smartphone che rispetto ai precedenti Razor va a riprendere molto le linee del Z Flip 4 di Samsung, ma le porta a un livello ancora migliore, perché a livello costruttivo è un prodotto fatto molto molto bene e soprattutto è tutto stondato, in mano si tiene benissimo, è estremamente piacevole, robusto, non scricchiola, è costruito davvero davvero in modo impeccabile, ma soprattutto è bello esteticamente, non è troppo largo, in mano si impugna molto bene, si tiene bene, ovviamente da aperto è oblungo, ma non ci sono problemi perché comunque il lettore di impronte è posizionato in questo tasto per accensione, quindi raggiungibile con il pollice o con l'indice della mano sinistra senza problemi, e ovviamente le gesture per abbassare la tendina aiutano ad arrivare dove il vostro pollice non può arrivare. Un prodotto che ha una caratteristica su tutte che fa la differenza, ovvero il display esterno, e vi dico subito perché fa la differenza. Ci sono tre motivi. Il primo, la grandezza. È il display più grande che potreste trovare nel 2024 su un flip, un fold di questo tipo. È un display che non solo è grande, ma va a incastonare anche le fotocamere anteriori nel display, e quindi il display circonda tutto il pannello frontale, c'è soltanto un mezzo centimetro nella parte superiore, ed è un display che è estremamente luminoso. È luminoso, ma non solo, può essere impostata la luminosità in maniera diversa rispetto al display interno, ma ha una caratteristica fantastica, è 120 Hz. Quindi quando voi andate a utilizzare questo schermo avrete un'esperienza veramente super fluida, super piacevole, e questa esperienza risulta ancora più piacevole per il secondo motivo. Motorola ha personalizzato completamente l'esperienza software con due modalità. La prima è l'utilizzo di widget che dalla schermata principale vi permettono di saltare rapidamente all'interno delle varie funzionalità che Motorola ha scelto, tra cui Google Fit, le news, il meteo, il calendario, il tastierino numerico per fare le chiamate e il menu delle applicazioni. Ovviamente con lo swipe è possibile andare a muoverci all'interno di tutta questa interfaccia, e i 120 Hz, ripeto, sono estremamente fluidi. Tra l'altro il display esterno che varia da 60 a 120 Hz a seconda di come lo utilizzate, e quindi va a consumare meno energia. La grandezza del display esterno ha poi il terzo vantaggio, cioè voi potete utilizzare tutte le applicazioni direttamente dallo schermo esterno. Dico tutte, anche se poi non sono proprio tutte, perché ci sono alcune applicazioni di terze parti che magari non sono compatibili o banalmente fanno schifo su questo display, cioè potete giocare ad Asphalt 9 su questo display esterno, ma l'esperienza sarà tragica o comunque non particolarmente brillante. Ma invece è fantastica per tutto il mondo della multimedialità e della messaggistica, perché voi potete aprire WhatsApp, Telegram, i messaggi, tanto per fare degli esempi principali, e ascoltare vocali, rispondere ai vocali, scrivere messaggi con la tastiera, perché la tastiera è grande, potete addirittura scrivere con due mani senza problemi, usare lo swipe, insomma è veramente un'esperienza assolutamente gradevole, soprattutto perché è completa. E anche per esempio per le videochiamate, voi potete fare tranquillamente una videochiamata completa direttamente da questo display. Cosa vuol dire? Che io uso molto le videochiamate anche in modalità privata, non solo per lavoro, e camminare con lo smartphone in questo modo, in mano così, con un display così luminoso, anche durante il giorno, sotto al sole, si vede molto bene, usando le fotocamere principali per le videochiamate, è davvero un'esperienza molto molto gradevole e un pochino nerd, no? Dai, vi dà quella sensazione di, insomma, guarda che figo questo telefono. Ovviamente voi nel menu potete andare a aprire qualsiasi applicazione, come vi dicevo, e quindi andare anche a vedere un film su YouTube, o magari un video su YouTube, o ancora interagire con il wallet. Quindi per esempio, se avete più di una carta di credito e voi dovete fare dei pagamenti tramite NFC, direttamente da qua voi potete tranquillamente gestire le vostre carte in maniera molto molto rapida. Tra l'altro è molto carino il fatto che il Google Wallet, quando per esempio io prendo molti aerei, di fatto non dovete mai neanche aprire lo smartphone, passate il QR code e entrate e fate i vostri passaggi al supermercato, Bring, l'applicazione dove io tengo tutte le carte, insomma
fate così, pic pic, è veramente super super comodo. Tra l'altro il display esterno, come vi dicevo, con alcune applicazioni tipo Spotify vi permette di avere dei widget estremamente efficaci che rendono l'esperienza ancora più gradevole, esperienza che tra l'altro va a rendere incredibile questo display, perché c'è un multitasking completo. Voi potete usare questo display con le gesture classiche di Android, quindi back per tornare indietro, swipe dal basso tenuto premuto per accedere realmente al multitasking, swipe dall'alto per accedere a tutto il menu dei quick settings, quindi tutto il menu completo delle impostazioni, e poi ci sono due chicche: cliccate sulla batteria, vi esce una percentuale molto carina inserita proprio all'interno della parte laterale delle fotocamere, e poi se avete delle notifiche vi basterà cliccare sull'icona della notifica per aprire il menu delle notifiche. Ovviamente se voi aprite la notifica sullo schermo esterno vi si aprirà appunto la notifica sullo schermo esterno, e quindi l'applicazione, in questo caso per esempio sto usando Telegram, dove potete visualizzare tutte le informazioni, rispondere, mandare magari un vocale, insomma fare qualsiasi cosa vogliate. Davvero molto molto bello, un'esperienza che vi cambia l'approccio a questo tipo di dispositivi, perché fino adesso non sono mai riuscito realmente a dimenticarmi di aprire lo smartphone, e vi assicuro che con questo display, con questa ottimizzazione software, con le scelte fatte da Motorola, ecco che il display esterno non solo diventa un display utile, ma diventa una modalità diversa per usare lo smartphone. Ovviamente lo smartphone si sblocca tramite il lettore laterale, quindi voi accedete al display esterno semplicemente appoggiando il dito, ma non solo, perché con il Rise to Wake, quindi tutte le funzionalità Motorola di blocca schermo personalizzabile, di Always on Display, voi vi basterà a prendere il telefono in mano, guardare lo schermo e automaticamente questo si sbloccherà, perché vi riconoscerà tramite le fotocamere anteriori per il volto. Quindi davvero ben fatto. Ora poi andiamo ad aprirlo questo display, perché in realtà, se vi ho parlato tanto bene del display esterno, il display esterno non solo è altrettanto valido, ma lo è ancora di più. Perché? Perché è molto luminoso, è come detto molto lungo, ma è stretto, quindi in mano si tiene molto bene, e l'esperienza utente, l'interfaccia è molto gradevole. Motorola ha migliorato tantissimo la propria UI e adesso si ha un sistema che non solo è altamente personalizzabile, ma ha una grafica molto piacevole che sposa quella di Android 13, ma allo stesso tempo aggiunge quelle funzionalità che sono estremamente gradevoli, e a livello cromatico è molto piacevole. C'è una serie di sfondi animati che si animano quando le toccate, ma soprattutto ha una caratteristica questo schermo che non è la luminosità in senso assoluto, è ottima, si vede bene al sole, e tra l'altro la piega è contenuta, nel senso che c'è sempre quel leggero incavo qua in mezzo, ma si vede veramente molto poco, e onestamente farete fatica a dire mi dà noia la piega. Non ci sono motivi per cui dobbiate dire questo, ma come vi dicevo ha una caratteristica unica, o meglio non è unica perché soltanto un altro smartphone ce l'ha e non sono i Samsung, ma il display è un LTPO vero, cioè va da 1 a 120 Hz in maniera regolare e in maniera contestuale, per cui in questo caso la mia interfaccia non si muove ed è a 1 Hz, quindi consuma pochissimo. Se invece dovessi muovere il display, quindi far vedere per esempio questo effetto dello schermo, del wallpaper, va a 24 Hz in questo caso, a 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, cioè si regola dinamicamente a seconda del contenuto che avete, e questa è una caratteristica che soltanto OnePlus ha inserito sul suo ultimo 11 e che non trovate su nessun altro smartphone se non su questo Motorola. E trovarla su un Flip, che come dicevo, oltre al display esterno 120 Hz che fa 60-120, non è LTPO, trovare un display LTPO gestito veramente bene è qualcosa che non mi sarei aspettato. Tra l'altro questa accortezza va in qualche modo a mitigare quella che può essere una scelta tecnica che già a qualcuno non apprezzerà, ovvero Motorola ha scelto di inserire qua lo Snapdragon 8 Plus Gen 1, quindi non l'8 di seconda generazione. A livello di prestazioni
cioè devo dire che non cambia niente, cioè sono smartphone ormai e processori che sono talmente potenti, talmente veloci, che probabilmente qua mettere anche uno Snapdragon 7 di seconda generazione sarebbe bastato, perché comunque è un prodotto sul quale la prestazione in sé non è che fa la differenza. La differenza di questo prodotto la fa il form factor e il display esterno, perché si sceglie per questi motivi, non perché ha il miglior processore. Però avendo questo display LTPO, in pratica la ottimizzazione energetica e il consumo energetico è estremamente basso, e questo lo si nota proprio perché la batteria da 3640 mAh integrata ha un'ottima autonomia per il tipo di prodotto. Ovviamente dipende molto da come lo usate, cioè se voi state col display attivo al 100% sempre in questo modo, probabilmente non supererete le 3 ore e mezza di display in una giornata. Ma tutto quello che vi ho detto prima, legato al display esterno, vi permetterà di utilizzare questo smartphone da chiuso per moltissime operazioni, e quindi il consumo sarà più basso e la giornata la farete senza alcun problema, tanto che dalle 8 di mattina fino alle 23 sono arrivato senza problemi con circa il 5% di batteria residua. Tra l'altro la ricarica è rapida, 30 watt, e c'è anche la ricarica wireless che funziona molto bene, e devo dire che vedere questo cosettino appoggiato sulla sua basettina piccolina sulla scrivania è davvero una chicchetta, un amore, perché dai, insomma, Motorola ha fatto un gran lavoro a livello estetico e anche a livello software e hardware. Molto bene anche la parte ricezione audio e vibrazione, perché audio stereo, c'è nella parte sopra della capsula un bel taglio profondo che fa uscire l'audio molto forte, la capsula principale è comunque quella qua in basso, speaker stereo forte, si sente molto bene, ovviamente in orizzontale con i contenuti multimediali è un piacere, perché insomma è un bel display, un bel audio e va molto bene. Da un punto di vista della ricezione anche qua davvero molto bene, non siamo ai livelli dell'Edge 40 Ultra che è il migliore in assoluto, cioè l'Edge 40 Ultra è quello smartphone che rispetto ai top di gamma ha quel salto in più, cioè proprio lo vedi che cavolo, hanno fatto un lavoro incredibile. Qui siamo ai livelli di top di gamma, quindi lavoro eccellente ma non incredibile, diciamo così. Da segnalare però che la SIM è singola SIM, la seconda SIM è virtuale, cioè non potete mettere due SIM fisiche ma una è virtuale. Però molto bene la vibrazione, perché è attica, contestuale, molto secca, si scrive molto bene, è veramente un piacere quando scrivete la vibrazione, si sente bene anche in tasca, è personalizzabile e quindi davvero bene Motorola. Tra l'altro il software di Motorola, come vi dicevo all'inizio, è molto gradevole esteticamente, i widget, la scelta della personalizzazione è molto profonda. Nella parte moto c'è tutta la parte di personalizzazione delle gesture, e quindi ci sono tutte quelle gesture per cui scuotete in questo modo si attiva la fotocamera, scuotete in quest'altro modo e si attiva il flash, lo riscuotete e si disattiva il flash, o ancora potete personalizzare tutte le gesture. Però Motorola ha inserito altri software che magari non vi dico sempre, ma in questo caso voglio dirveli, che sono il Family Space, che vi apre in pratica un secondo account dove potete impostare un timer e le applicazioni che volete far usare ai vostri bambini, e la cartella sicura, che secondo me non è una traduzione proprio corretta perché non esprime esattamente quello che fa questa applicazione, ma in pratica vi permette di inserire in questa posizione qualsiasi tipo di applicazione che avete installato sullo smartphone, e è in pratica la versione con steroidi del clone app, perché a differenza del clone app che vi permette di clonare le applicazioni di messaggistica tendenzialmente, questa applicazione qua vi permette di clonare qualunque programma, e quindi per esempio non solo avere due installazioni di WhatsApp con due account diversi, ma per esempio Booking, potete avere due applicazioni di Booking, una normale con un vostro profilo, un'altra diciamo in cartella sicura col profilo aziendale, cosa un esempio, no? Classico che vi faccio, e quindi molto bene. Tra l'altro ci sono anche un'applicazione motosicurezza che vi permette di andare a vedere come viene gestita la sicurezza dello smartphone anche a livello di reti e di fare un po' di modifiche. Insomma, molto bene. Tra l'altro c'è anche il supporto Dolby Atmos per quanto riguarda l'audio, anche con le cuffie e anche ovviamente Bluetooth. È uno smartphone che grazie al suo form factor voi potete usare appoggiato sulla scrivania, farvi le vostre videochiamate, avere sempre la vostra faccia precisa,
verticale e non averlo per forza in mano. Io insomma tante volte faccio videochiamate per lavoro direttamente dallo smartphone perché mi è più comodo, perché posso gironzolare, camminare, e invece di tenerlo sempre in mano e di doverlo appoggiare in questo modo, faccio così e zacchete, ce l'ho appoggiato subito, comodo, pronto, molto 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 bene. La fotocamera anteriore interna è di ottima qualità, fa degli ottimi selfie, ma anche durante le videochiamate è fatta molto bene. Tra l'altro ha le impostazioni Motorola, per cui in Google Meet per esempio c'ha tutta una serie di funzionalità ulteriori rispetto agli smartphone normali, un po' simili a quelle di Samsung, ma anche più simpatiche, perché potete fare i loop video, insomma davvero molto carino, più l'inseguimento del volto. Per quanto riguarda le fotocamere invece posteriori, la qualità è buona, ha il video in 4K a 60 frame al secondo, quindi davvero bene. Di giorno le foto sono assolutamente di qualità, chiaramente non è un camera phone, ma insomma potete fare foto senza alcun problema, e di notte la qualità scende un po', soprattutto con la grandangolare, che ovviamente lascia il tempo che trova quando le condizioni di luce scarseggiano. Però è molto carino il fatto che, uno, potete usarlo in questo modo, no? Per cui quando fate video è come avere una videocamera, soprattutto la stabilizzazione è molto buona perché avete questa gestione qua, e quindi il corpo si muove insieme al telefono. Ma come vedete, dovreste vederlo, no? Non lo vedete perché in questo caso non l'ho attivato, ma voi potete nelle impostazioni andare ad attivare la visualizzazione dello schermo esterno durante l'utilizzo della fotocamera. Come vedete si attiva lo schermo esterno, e quindi voi potete far vedere al vostro soggetto, a chi state fotografando, cosa state facendo, e quindi l'inquadratura è migliore. Quando andate a piegare lo schermo, la fotocamera si adatta, la UI si adatta, c'è ovviamente l'HDR automatico, ci sono tutte le varie impostazioni notturne, quindi insomma una buona fotocamera. Ovviamente cosa succede? Che quando lo usate a schermo chiuso non cambia nulla, cioè voi usate tutte le impostazioni anche da schermo chiuso. Tra l'altro potete cambiare non soltanto le opzioni, quasi tutte con interfaccia personalizzata, ma potete passare anche da foto a video, a tutte le opzioni di ritratto, specchio, sequenza foto. È una UI che sullo schermo esterno è stata proprio disegnata e pensata per questo smartphone. Tra l'altro nelle opzioni video, anche qua dalla fotocamera esterna, potete selezionare 4K a 60 frame e andare a fare insomma un po' tutto quello che volete. Un'esperienza assolutamente completa, sia per lo schermo interno sia per lo schermo esterno. Siamo arrivati alla fine, e cosa mi manca da dirvi? Il prezzo: 1.199 euro per questo smartphone, al netto di promozioni e ribassi del lancio e ovviamente successivi. Un prezzo che secondo me è assolutamente corretto rispetto ai competitor, rispetto al prodotto e rispetto alla qualità. Tra l'altro aggiornamenti garantiti per 3 anni e patch di sicurezza addirittura per 5, se non ricordo male, sono comunque per 4 almeno, quindi un prodotto che non ha rinunce. Non c'è da dire, ah sì, ma il processore non è l'ultimo. Non è una rinuncia in senso assoluto, non scalda mai, è davvero molto molto piacevole da utilizzare, finitura molto bella. Tra l'altro c'è anche la colorazione magenta, che ho avuto il piacere di vedere, è veramente un gioiellino. Potrebbe sembrare magari un po' femminile, ma io la comprerei, ecco, insomma, veramente bellissima. È un prodotto che rispetto ai precedenti Motorola Razr io acquisterei, e onestamente spero di non dovermene privare presto, perché quest'estate lo utilizzerei con estremo piacere, anche proprio perché banalmente la stagione permette di avere uno smartphone piccolo in tasche piccole dei pantaloni corti. È un prodotto che probabilmente magari non vi catturerà da un punto di vista del prezzo, ma magari con qualche ribasso potrebbe essere una scelta assolutamente da fare. Secondo me Motorola ha fatto davvero centro, e i display interno LTPR vero e il display esterno così grande, così funzionali a 120 Hz sono dei valori aggiunti che secondo me la concorrenza non riuscirà a battere rapidamente. Maggiori informazioni, dettagli, come sempre, qua in descrizione, dove trovate anche le foto scattate dal telefono e qualche altra magari dettaglio che ho tralasciato, come il Ready 4, che è comunque disponibile, comunque presente, sia wireless che cablato. Insomma, cliccate qua in descrizione, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao da Niccolò!